Siamo con Gaetano Pozzi. Allora, Gaetano, dopo 10 anni il tuo ritorno a Santa Maria, quali sono le tue prime impressioni? Come le ho lasciati, direi che comunque al di là della categoria, ma risulta tutt'altra categoria, perché comunque è un'organizzazione, come ho detto prima, da Lega Pro. E niente, io spero di dare il mio contributo e speriamo di far bene, dai. Cosa ti senti promettere ai tifosi alla piazza e comunque sta incitando sempre la squadra ogni domenica? E niente, io prometto che di dare tutto me stesso, di mettermi a disposizione della squadra e di fare qualche gol per aiutare al Gladiator di fare il salto di categoria. Domenica c'è una sfida importante contro il Torrecuso e i tifosi possono già ammirare un Pozzillo tra gli 11 titolari. Non lo so, questo dobbiamo dirlo a mister. Io sono pronto, sto allenato, come potete vedere. E niente, questo deve decidere il mister se sono disponibile sull'11 o no. Io mi farò trovare pronto. Sono contentissimo di essere approdato qui al Gladiator, che è una grande piazza, calda, presidente, persona seria, la società e tutto, il gruppo. Niente, come ho detto prima, io sono un trequartista che poi posso fungere anche da esterno, magari un attaccatrice del mister Macera. Niente, prediligo stare a sinistra, sono un po' tecnico, mi piace lanciare gli attaccanti in porta, fare gol, ovviamente è la cosa più importante. Niente, mi auguro che, anzi, posso assicurare i tifosi del mio impegno domenicalmente e spero che il mio contributo porti magari la squadra a vincere il campionato, la Coppa Italia, tutto quello che ci sia da vincere. Per domenica sei al top oppure? Credo di essere al top, sì, ovviamente sono stato un mesetto fermo, quindi non ho i 90 minuti nelle gambe, magari un tempo credo di poterlo fare tranquillamente. Spiega allora a tutti questo soprannome Libano. È un soprannome che mi hanno dato a Sora perché assomiglio, per la mia somiglianza, a uno dei protagonisti della serie di TV, romanzo criminale prettamente romana, però in modo simpatico, diciamo, per chiamarmi.